Ciao a tutti, lo sapete, siamo un po' stacanovisti, ma oggi siamo particolarmente sfortunati, nel senso che fino a pochi minuti fa eravamo in collina, freddo, giornata fredda, ma perlomeno con un sole e una giornata molto molto limpida. Siamo tornati in pianura e la situazione è questa. Comunque, finiamo il lavoro con l'Aero di Canyon. Questa è la versione delle colorazioni già 2017, anche l'allestimento è 2017. La versione che vedete qua oggi rispetto a quella provata l'anno scorso è quella con l'Ultegra 11 velocità meccanico e non ha più l'aero cockpit, quindi il manubrio integrato con lo step di stampo aerodinamico. Tutto il resto e tutto il modulo del telaio rimane uguale alle versioni con allestimenti hors catégorie e top di gamma. Andiamo all'analisi della bicicletta. Carbonio, monoscocca, assolutissimamente con profili aerodinamici molto marcati. Il carro posteriore e la tubazione verticale sono un pochettino le cose che identificano questo telaio. Oltre alla forcella, con steli dritti particolarmente sottili e risicati per una penetrazione aerodinamica ideale e con il rake regolabile della forcella. Vi facciamo vedere smontando un attimo la ruota. Si chiama Air Rake Shift di Canyon. In questo caso vedete questi dentini con l'alluminio proprio all'interno dell'asola per il posizionamento del quick release della ruota, che può essere girato nella porzione anteriore o posteriore, quindi aumentando o diminuendo il rake della forcella tramite una chiave Torx. Vi facciamo vedere che è qua sotto. Il montaggio e lo smontaggio e diciamo il kittamento della cosa è molto facile e di primo approccio, senza problemi. Vi facciamo vedere anche un'altra cosa, visto che tutti e due i freni, anteriore e posteriore, sono di stampo direct mount, quindi con il doppio attacco dei bulloni, la parte interna della forcella anteriore è leggermente svasata, proprio per lasciare spazio ai pattini, senza problemi. Rimontiamo un attimo la ruota. Abbiamo le mani fredde, si vede. Passiamo verso l'alto. Allora, dietro la tubazione dello sterzo praticamente si nasconde la bicicletta. Questo è un dettaglio tutt'altro che secondario. Identifica il concetto aerodinamico della bicicletta, anche nella sua precedente versione, quella diciamo un po' più sottile, un po' più esile, diventata famosa perché è stata utilizzata sempre da Polito Rodriguez, nonostante anche tante tappe dure al Giro d'Italia al Tour. Vedete che tranne i foderi posteriori che si allargano nella parte bassa, tutto il telaio si nasconde qua dietro, non si vede. Il cockpit, allora, manubrio in alluminio tradizionale rotondo, quindi non con profilo aero, e stem in alluminio. Questo è compatto, è molto comodo, è veramente studiato bene, ha un buon design, un ottimo design. La tubazione superiore si sfina nella parte posteriore, dove qua sopra è innestato il dado a brugola per il serraggio del C-post totalmente in carbonio, anche questo con profilo aerodinamico. Si passa nella parte bassa. Il carro, come tradizione per questo modello di bicicletta, ha l'attacco basso. Si prosegue, deragliatore ovviamente. Tutti i foderi, sia quelli obliqui che quelli bassi, sono comunque con concetto aerodinamico. Vedete la penetrazione qua e queste pareti. Bello, tutto il forcellino posteriore, la sua zona, con l'uscita del filo per il cambio nella parte alta. Il movimento centrale, tutta la scatola, particolarmente massiccio. Il piantone annega nel movimento centrale con i foderi e la tubazione obliqua particolarmente voluminosi. Largo 86 mm e mezzo, la scatola del movimento centrale, con diametri per i cuscinetti da 41. Vi facciamo vedere la zona inferiore. Foderi bassi asimmetrici.
qua una sorta di monobox, appunto come dicevamo in precedenza, piuttosto voluminosa, con i cavi a vista per un controllo e eventualmente anche per una buona pulizia e manutenzione. La bicicletta, tecnicamente è una bicicletta di alto livello, nel senso che si adatta molto a quello che è l'equipaggiamento che il corridore sceglie. In questo caso le ruote alte le identificano come un prodotto adatto alle gare veloci, alle gare circuito, ma anche con gare diciamo dove i rilanci possono fare la differenza. Ma se personalizzata con ruote basse, magari molto leggere, in carbonio, da tubolare, quindi adatte a quelle che possono essere salite lunghe, gare con tanto dislivello positivo, la bicicletta diventa molto più performante anche in quelle situazioni. È da tenere in discesa, anche se una volta impostata con decisione la traiettoria, difficilmente porta a fare errori. Ciao e buone pedalate. Speriamo la prossima col sole.